Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, io sono Blackforce e oggi vi porto un, stavo morendo, un ZVP o PVZ che dir si voglia. Abbiamo dal lato Protoss in basso a destra, Kung Fu Banda, bellissimo Banda, mentre in alto a sinistra con il colore rosso abbiamo Scarlet del clan Hatcher. Ho tolto l'audio, come possiamo andare a vedere in opzioni, volume principale 0 così evitiamo rumori molesti da parte di StarCraft e voi potete ascoltare tranquillamente la mia splendida e soffice voce. Dopo le due guide su quella Protoss e quella, andiamo un attimino avanti questo pezzo, dopo quella Protoss e quella Zerg, adesso facciamo un cast di pro playa e vediamo cosa ci combineranno questi giocatori. Vediamo lo Zerg che va a fare pozza e poi si va ad espandere, mentre il giocatore Protoss decide di aprire con un Forge Expand, oppure magari chi lo sa un Cannon Rush. E infatti vediamo qui chiusura della base dello Zerg con tre piloni. E ora vediamo se il giocatore Protoss ci strabilierà con qualche bella giocata. I giocatori Protoss hanno l'abilità di fare questo. Ah no, anche la possibilità, oltre che l'abilità di poterle fare, la possibilità di fare queste giocate è abbastanza creative. Giocare Protoss, io dico sempre, giocare di creatività. Guardate qui, bellissima chiusura con i piloni che danno energia sia sotto che sopra. Cannoni a circondare, bellissima giocata del giocatore Protoss. Questa forza faceva presumere un Forge Expand e invece no, e questo è un Cannon Rush, Cannon Contain. Vediamo, l'impalatore è un'ottima soluzione per i cannoni. Mi sembra che abbiano lo stesso razzo, se non addirittura un pochettino di più. No, hanno lo stesso razzo, quindi neanche l'impalatore mi sa che è una buona scelta. Perché comunque i cannoni riescono ad arrivare dove l'impalatore non riesce, dove l'impalatore arriva, però dato che l'impalatore è stato posizionato qua, ovviamente seconda annullata da parte del giocatore Zerg Scarlet, però dato che l'impalatore è stato messo in questa posizione, il Protoss non potrà costruire più cannoni in questa zona, perché se l'impalatore che ha raggio 7, dopo andremo a vedere che riuscirà, che riesce a impedire, sì, raggio 7, impedire ai cannoni di posizionarsi in questa zona, e adesso sta addirittura colpendo questo pilone. Intanto altra costruzione di impalatori e attacco con le regine anche, ma comunque il cannone ha raggio 7. Intanto il Protoss continua la sua partita andando a espandere nella seconda base. Il giocatore Zerg va a fare la sua seconda espansione nella terza barra quarta, quarta anzi. Un cannone però ha perso energia, ci sarebbe stato bene un bel pilone qui. Mi sento dislessico ragazzi, non so, è mezzanotte, non riesco già più a parlare, malissimo. Bellissima comunque questa azione da parte del giocatore Protoss, Kung Fu Banda, che ha deciso di cisare pesantemente il giocatore Zerg. Adesso vediamo il giocatore Zerg che usa le resine per curare gli impalatori, così che possano combattere in modo molto efficace contro i cannoni. Però attenzione, le resine non hanno la possibilità più di fare trasfusione. L'impalatore è stato alzato e portato via, bellissima micrata qui da parte del giocatore Zerg, che riesce a salvare l'impalatore con pochissima vita. Intanto quest'altro impalatore carico di vita può andare a distruggere questo cannoncino qui, o addirittura a distruggere questo pilone qui per togliere energia a tutti i cannoni, e così il giocatore Zerg potrebbe uscire da questa chiusa. Mentre le sue resine si stanno caricando di energie e possono fare trasfusione su questo impalatore per guarirlo. Ora però il giocatore Protoss, dato che aveva la forza giù, ha fatto altri due cannoni in questa base per tirarla giù. Ma partono degli zerglini diretti verso la base del giocatore Protoss. Ma benissimo, il giocatore Protoss si è già chiuso. Già chiuso, e a 7 minuti vediamo l'ascesa del Cybernetic Core. Il giocatore Zerg ora può andare su due basi. Questa base, forse il giocatore Protoss riuscirà a tirarla giù. Mi raccomando, quando fate questa giocata, poi qui guardate come è stato bravo Kung Fu Banda a chiudersi in base, perché il giocatore Zerg, se vi infila degli Zerglini in base, se voi non avete nulla, nulla, nulla per difendere, il giocatore Protoss prende i gas per evolvere la sua teccia al meglio, meglio che può. Qui c'è uno Zelota a chiusura con questo pilone, bastava forse anche solo lo Zelota. Il giocatore Zerg va a prendersi la terza base. Questo è stato, il giocatore Proto è stato bravo a tirarla giù. Il giocatore Zerg ora deve
deve costruire la seconda e la terza base, quindi macro del giocatore Zerg rallentata, mora il giocatore Zerg va a fare muta, quindi Scarlet si accinge a fare il pinnacolo per fare le muta, richiama i suoi Zerglini in base, intanto questi impalatori vanno a tentare di tirare giù i cannoni fotonici. Vediamo quante resine ci sono due, tre resine, tre resine. Il giocatore Protoss ora deve scoutare questo pinnacolo il più presto possibile per poter fare Stalker barra Fenici e cercare di raddrizzare la partita, che è comunque in svantaggio ora per il giocatore Protoss. Il giocatore Zerg è stato molto bravo a coprire, controbattere il Cannon Contain barra Cannon Rush, dato che ha fatto cannoni ovunque il giocatore Protoss, e a tentare anche di espandersi in tutte le basi, così da avere sempre basi in costruzione. Ora vediamo che è su due, tre basi il giocatore Zerg, deve, se fulla queste tre basi poi sarà veramente in una bruttissima situazione il giocatore Protoss. Guardate il giocatore Zerg che sta prendendo il controllo della mappa, sta spargendo il biotumore e sta prendendo le Torex e il Naga. Il giocatore Protoss non sa minimamente di questo arrivo di muta, ma sta facendo delle Fenici, ha fatto lo Star perché sta producendo Fenici, è un altro portare stellare, quindi probabilmente ha scoutato le muta magari con no, non ha neanche Zul Observer, quindi veramente con l'intuito e basta. Vediamo se il giocatore Protoss ha scoutato il pinnacolo. Sì, l'ha scoutato, l'ha scoutato. Allora tutto giusto, giocato il giocatore Protoss. Vediamo, c'è anche il Mothership Core che può trasformare il Nexus in un cannone, in Nexus, in un cannone devastante. Guarda qui la Micros fantastica di questa Fenice che riesce a tirare giù potenzialmente infinite muta. Un'altra Fenix in uscita, un'altra Fenix in uscita ancora, e altre due Fenix in produzione. Il giocatore Protoss ricaccia le muta indietro, bellissimo il giocatore Protoss che con una sola Fenice è riuscito a tenere testa a ben 3-4 Fenici, ora le sta tirando giù grazie al range, alla velocità che le Fenici gli permettono di colpire quasi in movimento praticamente. Ora però sulla base del giocatore Zerg è più problematica la situation, perché ci sono anche le resine e i lanciaspore che possono complicare la situazione. Una Fenice è stata tirata giù, ma queste Fenici hanno fatto veramente un bel lavoro. Ora c'è una Fenice che se la prende col corruttore, giocata air contro air, corruttore per tirare giù le Fenici che tirano giù muta, quindi composition muta corruttori. Ora stanno a fare corruttori in modo molto pesante il giocatore Zerg, vediamo cosa vorrà fare, mentre il giocatore Protoss nella propria base sta facendo ora lance del vuoto, lance del vuoto e Fenici, qui ci sarebbe un bel custode da tirar giù. Arriva un gruppettino di corruttori e muta, mentre ci sono queste Fenici che dicono l'aereo è zona nostra, non pensate neanche di entrare, non pensate minimamente di varcare il vostro biotumore schifoso, di entrare in questa zona, rimanete nella vostra parte di mappa violacea. Intanto il giocatore Zerg va a prendersi la sua quarta espansione per il giocatore Zerg. Le Fenici magari provano anche, magari vorrebbero provare a usare il raggio gravitonico, yes, per tirare su qualche drone, qualche resina e poterla cecchinare in santa pace. Ma il giocatore Zerg non è di questo avviso, e guardate qui, bella massa corruttori. Intanto il giocatore Protoss va a fare il più uno per le unità terrestri, l'attacco delle unità terrestri, mentre il giocatore Zerg va a fare il più uno per il carapace delle volatili Zerg. Quindi il giocatore Zerg è intenzionato a fare, questa è intanto un'allucinazione prodotta da una sentry, il giocatore Zerg è intenzionato a fare air. Il giocatore Protoss qui penso stia cambiando idea, perché con quel più uno all'attacco non sembra proprio Stalker Zeloti. Ma vediamo per cosa il giocatore Protoss ha messo appunto un bel manipolo di unità che per attaccare questa base. Ma vediamo il giocatore Protoss che vuole dirigersi direttamente sulla base principale del giocatore Zerg, sul fronte principale. Intanto questi corruttori tirano giù le Fenici, ma gli Stalker non possono essere colpiti da nulla, solo da resine che si tengono in vita fra di loro con delle bellissime trasfusioni, ottima micro da parte del giocatore Zerg. Ma l'esercito Protoss è veramente molto ben fatto, anche compatto, c'ha il più uno per l'attacco, anche i corruttori e le muta hanno il più uno all'attacco.
E ora si combatte sotto il range dell'impattore, che può essere un problema per il giocatore Protoss. Deve un attimino andare indietro. Ci sono anche degli zerglini che danno comunque fastidio perché obbligano il Protoss a micrare. Ci sono anche i droni tirati fuori dallo Zerg per counterare questo attacco. Droni ora mandati un po' a caso. Ci sono queste muta che comunque soffrono tantissimo l'attacco degli Stalker. Anche se erano pochi Stalker contro tante muta, le muta hanno avuto vita facile, in più usava gli Zergling e i droni, il giocatore Zerg come Punching Ball. E ora Kung Fu Banda, GG, VP, congratulation, questo era un mezzo della Zotac Cup mi sembra, quindi abbiamo il giocatore Zerg Scarlet che si becca un bel GG e il proseguo del turno, fantastica la risposta sulla cisata del giocatore Protoss. E poi ottima l'idea delle muta che sembrava all'inizio counterate, ma poi i corruttori ci hanno pensato loro a risolvere la situazione. Quindi ragazzi, vi ringrazio per la visione, un bel Zilla KF a tutti voi che mi seguite. Ricordate di mettere mi piace, commentare, condividete a manette i video. Dei saluti, saluto Tex, saluto Lorenzo07 SC2 Replay mi sembra, e ho instaurato una collaborazione con questo ragazzo. Quindi mi raccomando, andate a visitare il suo canale, metterò il link anche in descrizione. E tutti quelli che scrivono sotto i video, commentano, non mi ricordo i nomi, mi sembra un Sutter Yaller, mi sembra, ma non vorrei sbagliare i nomi, non me li ricordo ancora ragazzi, quindi scusatemi per questo. Continuate a seguirmi, vi ringrazio tantissimo, noi ci vediamo al prossimo cast, ciao a tutti ragazzi.